Salve a tutti! Le nostre rappresentazioni mirano non soltanto a diffondere la lingua inglese, ma anche a porre l'attenzione su tematiche sociali legate ai giovani. Per esempio, quanto lo smartphone ci sta allontanando umanamente gli uni dagli altri. La storia, semplice nella forma, comica a tratti, ma emozionante nel finale, narra le disavventure di Jesse e Jack, due adolescenti che nella vita non si incontreranno mai, si incontreranno solo attraverso una chat. Ne diventeranno vittime e dipendenti a tal punto da non riuscire più a riconoscere la realtà dalla virtualità. Per essere in linea con il nostro modo rivoluzionario di rispondere ai nuovi linguaggi giovanili, gli studenti potranno leggere attraverso delle video installazioni tutto quello che i due protagonisti si scriveranno o si posteranno durante la storia. Ciò permetterà anche una più facile comprensione. Ambientato nelle due camere da letto dalle quali i giovani non usciranno mai, tutte e due si scrivono soltanto reciprocamente, senza mai incrociare i loro sguardi. Con social network assistiamo alla visione di due mondi che viaggiano tangenti alla realtà, una realtà in cui i due protagonisti non riescono a incontrarsi. Immersi in una scenografia completamente bianca, come a voler rappresentare due casi clinici, i due giovani si nascondono dalla realtà, una realtà per niente claustrofobica per loro, e sono vittime inconsapevoli delle proprie azioni. Vediamo per esempio con quale superficialità cambiano spesso partner, utilizzano delle parole che non sono veicolo molto spesso di valori come lealtà, come verità, come rispetto. Uno stile di vita che induce alla paura del confronto e fomenta il desiderio di nascondersi dietro una tastiera piuttosto che affrontare verbalmente una conversazione. La didascalia Log Out Your Device, che è anche il sottotitolo dello spettacolo, invita i ragazzi a disconnettersi dai social e a non fare della tecnologia l'unico strumento per vivere la propria vita. Jesse e Jack ci accompagneranno nella loro quotidianità per fare da specchio a un mondo in cui pian piano tutti quanti ci stiamo omologando. Essi vivono in un mondo fatto di amici e follower che non conoscono, di uomini e donne continuamente in ansia per il post che non viene condiviso o per il selfie che non riscuote successo nella community. Nel finale inaspettato invece ci mostreranno che cosa poter fare per vivere la nostra vita al meglio, in consapevolezza e felicità. Superiamo insieme questa autentica deriva, che genera soltanto subordinazione e dipendenza psicologica, alienando l'essere umano dal vero e dal concreto. Vi aspettiamo a teatro.